eccolo, icona bianconera nel cuore e nell'aspetto. Sarebbe una bella cosa, però si finisce poi per i 90 minuti giocarci un'annata di sacrifici. Roberto Bettega, ala sinistra da sempre molto prolifica, 129 gol in 13 campionati di A, sul finire degli anni 70 viene trasformato da Trapattoni in centravanti puro. E nel campionato 79-80, quando la Juventus stenta di più, navigando all'andata anche a ridosso della zona retrocessione, Penna Bianca mette a segno 16 reti e conquista il titolo di capocannoniere dopo essere arrivato una volta secondo e una volta terzo. Solo due doppiette e poi una carrellata ritmata di gol, costante e inesorabile. Il primo acuto alla seconda giornata sul campo del Catanzaro. Bettega lo regala con una delle sue specialità, il colpo di testa, e la sua parabola regala il primo successo stagionale alla Juventus. La giornata successiva, il neopromosso Pescara è la prima vittima di una doppietta, ancora di testa, ma questa volta di rapina e con una serpentina da slalomista. E tocca proprio a Bettega, reinventato come centravanti, segnare la terza rete, come gli accadeva quando aveva scatto giovanile. Dribbling in corso e tocco di esterno, secondo un tipo di esecuzione da tempo assente dai nostri campi. La botta d'istinto che riapre il derby e vale il quarto centro stagionale. Dopo la vittoria nel derby, Bettega si prende una pausa di 6 giornate e lascia scappare via Paolo Rossi e Altobelli. Il brizzolato attaccante azzurro, per il quale stravede il CT Berzot, torna al gol alla 12esima giornata contro la Roma e lancia la rimonta sua e della Juventus. Il tocco di rapina all'Artemio Franchi non basta alla Juve ad evitare la sconfitta, ma serve a Bettega a salire a quota 6 reti. La scalata alla vetta della classifica canonieri nel girone di ritorno diventa una marcia trionfale e Bobby Goal, con un'incredibile costanza sotto rete, regala quasi ogni domenica ossigeno prezioso alla vecchia signora. Il suo guizzo coraggioso alla 19esima giornata vale il successo sul Milan. La giornata successiva, la sua seconda doppietta stagionale regala il 3-1 sull'Udinese. La rete di Bettega è stupenda, è da copertina. Bettega di testa realizza a suo modo. Grandi sfide e grandi gol, come nel derby d'Italia, quando con uno spettacolare avvitamento lascia di sasso Bordon e l'intera difesa nerazzurra. Bettega pare il più giovane di tutti, tanto sono rapidi lo scatto di riflessi con i quali umili i suoi avversari nel girare stupendamente di testa a rete. Il trenino di reti prosegue alla 25esima giornata con una rete dove c'è tutto il repertorio del grande bomber. La giornata successiva Bettega sorprende anche il portiere dell'Avellino e sale a quota 12 gol. La 27esima giornata propone la sfida dell'Olimpico e Bettega, come sempre, si esalta contro i giallorossi regalando uno slalom da fuoriclasse brasiliano. Alla 28esima giornata il bomber bianconero completa la rimonta su Rossi. Bettega, rigorista di circostanza, non falliva il bersaglio, conquistando con 14 reti il primato nella classifica canonieri. La zampata vincente su cross di Fanna lancia la Juve al successo sull'Ascoli e proietta Bettega a quota 15 reti. L'ultimo sigillo arriva contro la Fiorentina all'ultima giornata e sancisce la definitiva consacrazione di un bomber completo, micidiale nei colpi di testa e nelle giocate acrobatiche, che all'età di 30 anni tiene dietro due giovani come Altobelli e Rossi, ma soprattutto uno di quei calciatori mai fuori le righe, emblema dello stile Juve, dentro e fuori il campo. Bettega è il cannoniere dell'anno.